10 proposte per lo sviluppo e la crescita del Sud. E questo, in sintesi, il contenuto del manifesto del Mezzogiorno che 100 primi cittadini della provincia di Salerno proporranno al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, in visita a Vallo della Lucania. La convention si svolgerà alle 15.30 nel Teatro Auditorium Leo De Berardinis a Vallo della Lucania venerdì prossimo. Dopo i saluti istituzionali del presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, e del presidente della Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania, Pasquale Lucibello, il presidente della Fondazione Grande Lucania Ollus e senatore della Repubblica, Francesco Castello, presenterà il manifesto del Mezzogiorno, 10 proposte per lo sviluppo delle aree interne e per il contrasto dello spopolamento. L'incontro costituisce, si legge in una nota, il coerente sviluppo del primo convegno sulla questione meridionale organizzato con pieno successo dalla Fondazione Grande Lucania il 26 maggio del 2018. Sono previsti anche alcuni interventi dei primi cittadini, tra questi parlerà anche il sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone come rappresentante del Vallo di Diano. Al termine dell'incontro il Premier Conte farà un bilancio della situazione del Sud, risponderà alle varie domande dei primi cittadini e anche dei giornalisti.